Buongiorno Shure e buongiorno Shure, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un bel video make up perché mi è stato richiesto da ragazzo, che vi lascerò il suo nome qua e che io ringrazio per avermi chiesto questo video. Allora, ho fatto il vlog che avevo un make up e lui mi ha richiesto di riproporlo. Quindi io ho già fatto la mia base e andremo a fare solo gli occhi. Protagonista di questo make-up sarà questo ombretto qui, che è super favoloso. Allora, prima di vedere come sarà questo bellissimo make-up, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, attivate la campanella per non perdere nessun nuovo video e lasciatemi un like. Adesso possiamo iniziare! Allora, userò la palette Born to Run. Come base per quell'ombretto ho usato la Born to Run. Allora, andiamo. Io ho già messo... Aspettate che mi lego i capelli che mi danno fastidio. Qua c'ho i miei pennelli di Elodie che li tengo qui. Allora, prendiamo il pennello e vado con Still Shot, che sarebbe questo colore qui. Quindi lo metto nella piega. Ecco qua. Poi nella parte esterna dell'occhio, sì, intanto io ho fatto l'altro occhio perché così facciamo in fretta, e metto Good As Gone, che sarebbe questo marrone qui. Quindi lo andiamo a mettere all'esterno dell'occhio. Scrive tantissimo. Oh. E lo metto un pochino all'inizio della palpebra inferiore, allora siccome ho messo troppo prodotto prendo un pennello da sfumatura e lo sfumo. Allora, ok, ho fatto anche l'altro occhio, poi prendo un pennello piccolissimo e vado a prendere questo colore che, aspettate, Blizz, questo qui, e lo metto all'interno, lo metto qui. Allora, con il correttore io uso questo qui. Ok, con un pennello lo posizioniamo. Non vado troppo avanti perché ho già messo l'ombretto, quindi rimango qui. Metto il correttore perché voglio che l'ombretto sia proprio pieno di tutti i suoi pigmenti e si possa valorizzare al meglio, perché merita, e ora vedrete, cioè è un ombretto veramente spettacolare. voilà. Adesso prendiamo l'ombretto, che è questo qui. Io penso che quando terminerà lo comprerò perché è veramente bello. Lo metto una puntina sul pennello, proprio poco, perché sennò fate un macello, anche perché ne basta pochissimo per avere un ottimo risultato. Guardate, cioè questa quantità è quasi troppa, è pazzesco. Guardate, adesso tengo un po' l'occhio così che si asciuga, intanto faccio l'altro. Allora, si è asciugato, adesso riprendo il pennello che ho fatto la parte esterna e lo sfumo insieme per non lasciare l'ombretto troppo definito. Lo sfumiamo insieme. È veramente stupendo. E poi anche a struccarlo, perché a me i glitter mi tagliano sempre la palpebra, invece questo qui assolutamente non lo fa. Allora, sfumo bene qua sotto. Qua ho una piccola cicatrice che mi rimane un po' la riga che non viene troppo sfumata. Okay. Poi riprendo il pennello che è sporco dell'ombretto che abbiamo appena applicato, questo con i glitter, e lo porto oddio, a guardare qua, a guardare là, mi sono messa il pennello nell'occhio. Insomma, lo dobbiamo portare verso il marrone. Non mi basta, devo aggiungerne, solo che bisogna schiacciare pochissimo. Infatti sicuramente nella, diciamo così, perché ho paura di fare un macello. Questo è quello che ho trovato nella beauty box, ma sicuramente il full size avrà un applicatore e devo dire che è molto utile. Ok, poi prendo questo pennello e riprendo il colore che abbiamo messo nella piega e sfumo insieme. Al di sotto però, al di sotto del marrone. Adesso mettiamo la matita, eyeliner e ciglia finte e torno subito. Eccomi, allora metto su come rossetto questo qui di Uda, con questo sopra che secondo me ci sta benissimo, e andiamo. Ok, ora mettiamo questo. Bellissimo, vediamo, sì, ci sta, ho detto solo il centro delle labbra, così sembrano più grandi. Bellissimo, è da tanto che non lo mettevo, ma è stupendo, bello. E niente, no, aspettate, sciogliamo i capelli, questa settimana li ho fatti lisci, e appunto le parrucchiere, dalla parrucchiera non ci posso andare perché siamo in zona arancione rinforzata, che sarebbe rossa, ma non lo vogliono dire, perché ci prendiamo male se dicono rosso e loro hanno cambiato colore. E niente, questo è il make-up, spero che vi sia piaciuto. Allora, questo make-up mi è stato richiesto da Luca. No, Luca, eccolo qui, il make-up che mi avevi richiesto, che appunto io avevo fatto nel video vlog di Milano. E niente, spero che Luca ti piaccia. Quindi questo è quanto, il video termina qui, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ma prima di andare via, ehi raga, facciamo festa, sì! Ciao, ciao Luca!